Un caro saluto a tutti, quest'oggi da un posto particolare, la Chiesa della Madonnetta, dove sabato prossimo, cioè sabato 23 febbraio, alle ore 18, terrò il secondo degli appuntamenti della stagione primaverile dell'Associazione Voci dei Due Paesi della Scuola Germanica di Genova, cioè un concerto su un organo molto particolare del territorio genovese, che è un organo del 1733 costruito da Lorenzo Roccatagliata, capostipite della celebre dinastia organaria, e ampliato nel 1844 da Carlo Giuliani con l'aggiunta di una seconda tastiera e di un organo eco posto come di tradizione alla sinistra di chi suona. Autori saranno autori chiaramente italiani di quell'epoca, ma dal momento che la nostra associazione vuole sempre avere come scopo un ponte fra la Germania e l'Italia, ho inserito due autori particolari. Uno è Andrea Lucchesi, che fu proprio il successore del nonno di Ludwig van Beethoven a Bonn come maestro di cappella. E successivamente una sinfonia, così venivano detti i pezzi più importanti, più complessi per organo, di Simon Mayr. Simon Mayr, bavarese e di Mendorf, fu per tantissimi anni maestro di cappella da Santa Maria Maggiore a Bergamo, e fu lui che istituì questa sorta di scuola gratuita che si chiamava appunto le lezioni caritatevoli, per i bambini, per i ragazzi più versati alla musica di Bergamo. Siamo nella Bergamo di fine Settecento e inizio Ottocento. Mayr ebbe fra gli allievi anche il celeberrimo nostro Gaetano Donizetti, che lo ricordo sempre con grandissimo affetto. Sentirete appunto con quest'organo la perfetta padronanza della tecnica organaria dei due costruttori, che fanno di questo strumento un unicum per le due varie epoche che si sono succedute. Quindi che invitarvi al concerto di sabato prossimo alle ore 18 presso la Chiesa della Madonnetta. Grazie e venite numerosi.